Ciao bianconeri, bentornati sul mio canale. Oggi ho tantissime cose da dirvi e allora, in via del tutto eccezionale, ho pensato di costruire questo video unificando diversi argomenti: il post Juve Inter con tutte le ripercussioni di Conte, Agnelli, eccetera, che abbiamo letto. Ovviamente una visione per quella che sarà la finale di Coppa Italia, ma tanti argomenti e tanti aggiornamenti riguardo alle probabili formazioni di Napoli-Juventus, visto che ci sono tantissimi assenti e infortunati. Quindi sedetevi comodi, gustatevi tutto il video, perché come al solito io ho bisogno alla fine del video anche dei vostri commenti, delle vostre considerazioni. Sapete che se siete educati, costruttivi, eccetera, io vi rispondo sempre, molto volentieri. Prima di partire con gli argomenti del video, vi invito a scaricare OneFootball, che è lo sponsor, come sapete, del mio canale. Grazie a questa sponsorizzazione io sto aumentando la beneficenza che faccio tutti i mesi per l'associazione AGUAV, ve ne ho già parlato tante volte, ma prossimamente sappiate che inviterò qui sul mio canale il presidente dell'AGUAV, così potrà spiegarvi lui in prima persona di che cosa si occupa questa associazione benefica Onlus, ok? Partiamo con gli argomenti, che sono tantissimi. E allora, Juventus-Inter ci ha lasciato degli strascichi, tanti argomenti, tante polemiche, ma io prima di tutto volevo ringraziare Antonio Conte. No, sto scherzando. Ragazzi, ho fatto il video spiegando quello che è successo con Antonio Conte e Agnelli, e diciamo che ho detto la mia, ho lanciato dei messaggi, ho detto quello che penso riguardo al comportamento di Conte. Non ho certamente fatto dei complimenti anche ad Andrea Agnelli, che ho detto che sicuramente ha sbagliato anche lui, è stato poco elegante. Ebbene ragazzi, quel mio video è il più visto in assoluto della storia del mio canale. In questo momento in cui vi parlo, 11 febbraio, quel video ha superato le 12.000 visualizzazioni. Considerando che io ho 2.500 iscritti, è un successo clamoroso. È vero che sono arrivati anche tanti interisti che mi hanno offeso, però questo fa parte del gioco. Ovviamente è tutta gente che poi ho cancellato dal mio canale, ho fatto un po' di pulizia, perché non credo di meritare tutte quelle parolacce. Però, insomma, grazie a tutti coloro che hanno visto quel video e grazie a quel video si sono iscritti, perché quel video mi ha portato qualcosa come 60 nuovi iscritti. Quindi grazie. Allora, Conte, Agnelli, ne abbiamo già parlato, non vi sto a riassumere tutte le polemiche. In questo momento non è ancora chiaro se ci saranno delle squalifiche, perché il giudice sportivo non si è ancora espresso sul caso Conte-Agnelli. Diciamo che le ultime notizie aggiornate parlano della convocazione anche del quarto uomo, che era ovviamente a bordo campo, potrebbe aver sentito qualcosa di particolare. Vediamo che come ricostruiscono la scena del crimine i giudici sportivi, e accetteremo qualunque decisione. Oggi addirittura si vociferava 2 giornate a Conte, 1 mese ad Agnelli, cioè una roba fuori dal mondo che non esiste. Comunque ne parleremo. Dopo il mio video sono uscite fuori anche delle notizie riguardo a Paratici e Oriali, che si sono battibeccati. Paratici addirittura pare che gli abbia detto: vieni qui, non venire qui o ti picchio, stai zitto o ti picchio. Cioè veramente dei bambini dell'asilo allo Juventus Stadium. La cosa importante, ragazzi, parlando di calcio, è che la Juve abbia vinto con l'Inter nel doppio scontro, ovviamente, abbia dimostrato, secondo me, superiorità in generale sull'Inter, anche se ho fatto i miei complimenti all'Inter, perché sono venuti a Torino, se la sono giocata, sono mancati di precisione, di forza, di istinto killer, come direbbe il loro allenatore Conte, no? Il killer instinct, perché lì davanti non hanno sparato in porta così tante volte, ma siamo riusciti a vincere il doppio scontro, siamo in finale. Quindi la considerazione è che l'Inter è fuori dalla Champions, è fuori dall'Europa League, è fuori dalla Coppa Italia, gli rimane il campionato. La situazione aziendale, diciamo societaria, dell'Inter è pessima, molto pericolosa. Io, se fossi un tifoso interista, non riuscirei a dormire di notte, e in questi ultimi giorni, diciamo ore, sto cercando di mettermi d'accordo con uno youtuber interista, vediamo se trovo disponibilità, per fare un video insieme molto sportivo, per cercare di capire da un interista com'è veramente la situazione societaria dell'Inter, ok? Io l'ho già detto in una mia live, io non mi sto augurando che l'Inter fallisca,
perché non è nel mio modo di fare, non mi interessa. Non è che se fallisce l'Inter mi torna in tasca qualcosa, non è che se fallisce l'Inter siamo vendicati dei due scudetti che ci hanno tolto per Calciopoli, perché quelli non ce li ridanno col fallimento dell'Inter. Io preferisco tutta la vita che ci ridanno i due scudetti e l'Inter rimane in Serie A. Perché devo vedere fallita l'Inter? Questo, ragazzi, è il mio punto di vista, eh? Cerco di essere sportivo, ma penso al bene della Juve, non me ne frega niente del male degli altri. Anche perché fare il male ti torna sempre indietro. Questo è un piccolo consiglio alle giovani generazioni. Ora, il 19 maggio giocheremo proprio a San Siro contro l'Atalanta, che è riuscita a vincere col Napoli 3-1 l'altra sera. L'Atalanta che sta facendo una stagione particolare, no? Bene in coppa, male in campionato rispetto agli anni precedenti, ovviamente. Sarà bellissima questa finale, io sono molto contento perché finalmente non c'è il Napoli. Negli ultimi anni quante volte c'è stato Juve-Napoli, finale di Coppa, di Supercoppa? Il Napoli per me è la squadra, la rivale per eccellenza di questi ultimi anni. La rivalità la sento tantissimo con il Napoli. Sarà che io sono milanese, quindi sono nato e cresciuto in mezzo ai milanisti e agli interisti, che non mi fanno né caldo né freddo i loro sfottò, i loro insulti, soprattutto interisti. Da parte dei milanisti c'è l'autoesaltazione che hanno un po' ereditato dal loro presidente storico, no? Il Berlusca ha questo ego smisurato, no? E i milanisti hanno un po' ereditato quel modo di fare: noi abbiamo vinto 7 Champions, noi migliori del mondo, noi Marco Van Basten, noi abbiamo inventato il calcio con Sacchi. Però da un lato ci hanno pure ragione, quindi insomma io invidio le vittorie del Milan. Io non capisco l'Inter che cosa ci abbia da ogni volta da stare lì come un mastino sul collo agli juventini. Dimostrate sul campo di essere superiori e andremo tutti d'accordo. E allora, Napoli-Juve, non è mia abitudine fare dei video pre-partita, lo dico per i nuovi. Io quando c'è una partita faccio sempre l'analisi e pagelle subito dopo la partita. Mai fatto i pre-partita. Li trovo abbastanza inutili all'umanità. Anche perché fino all'ultimo minuto può cambiare la formazione, quindi uno rischia, se la fa il giorno prima, di dire delle cose che poi non sono vere già il giorno dopo. Però in questo caso vi volevo fare l'elenco degli indisponibili, degli infortunati. Partiamo con il Napoli per farvi capire che la situazione non è rosea. Vi ricordate all'andata? Sicuramente sì, il Napoli non si presentò perché l'ASL, ok, ne abbiamo già parlato, tanti cari amici napoletani sono venuti sotto il mio canale ai tempi a ricoprirmi di sterco, perché ovviamente guai a toccargli la squadra, però in questo momento secondo me sono messi molto peggio, perché hanno, come allora, due positivi al Covid, che sono Koulibaly e Ghoulam, come ce li avevano all'andata. In più hanno degli infortunati, ben 4, Manolas, Demme, Mertens e Yusai, ok? Tra l'altro, ragazzi, danno bruttissimo tempo in questo weekend in Italia, soprattutto in zona Napoli, potrebbero venire giù 8 metri di neve, quindi non si sa, ma non diamo per scontato che si giochi sabato sera, eh? Comunque, insomma, il Napoli 6 giocatori non sono disponibili, quindi abbastanza, possiamo dire, la classica parola, rimaneggiata, formazione rimaneggiata. Cosa farà il Napoli? Si presenterà allo stadio Maradona di Napoli, ex San Paolo? Io spero proprio di sì, perché mi sembrerebbe una barzelletta saltare questa partita un'altra volta. Però parliamo della Juve, tenetevi forte, perché qui ci sono i nomi di chi non ci sarà. E allora, Bonucci ha un affaticamento muscolare. È in dubbio la sua presenza, ma di sicuro non partirà titolare. Se c'è, va in panchina. Danilo, attenzione, Danilo, da ultime indiscrezioni giornalistiche, non è che me le sogno di notte io queste cose, Danilo pare che possa essere messo a riposo con il Napoli. Ricordo che settimana dopo c'è il Porto in Champions League, eh? Non è che si va in vacanza, quindi insomma la stagione è fitta. Quindi Danilo potrebbe, secondo me sì, potrebbe riposare. E al suo posto giocherà Demiral, che abbiamo visto essere in ottima forma. Dybala probabilmente non sarà neanche convocato, ma ci sarà col Porto, che è sempre stato il punto di riferimento. È già da diverse settimane che ve lo dico. Quando me lo chiedete, Dan, sai quando torna Dybala? E io vi ho sempre detto, l'obiettivo
per il recupero è arrivare a farlo giocare o comunque insomma convocarlo con il Porto in Champions. Quindi Dybala credo non sarà convocato o al massimo starà in panchina. Ramsey è ancora fuori infortunato e ora purtroppo dobbiamo aprire l'argomento. Lo sapete, molti di voi lo sanno già, ma per chi non lo sapesse, ve lo dico, Arthur purtroppo è infortunato. Ha fatto degli esami, ha questo dolore alla gamba destra e la diagnosi, diciamo così, è calcificazione di natura post-traumatica a livello della membrana interossea, da valutare. Quindi, questo cosa significa? Che Arthur non ci sarà con il Napoli e molto probabilmente non ci sarà nemmeno in Champions League con il Porto. Questa, tra tutte, è l'assenza che io temo di più. Perché? Al posto di Bonucci, diciamo che non mi preoccupo particolarmente. La difesa che io prevedo personalmente contro il Napoli può essere a questo punto Demiral, De Ligt, Chiellini, con Cuadrado, terzino, fluidificante, come si diceva una volta. Dybala è già da un po' che manca e va bene, ok, lo aspetteremo. Ramsey, vabbè. È Khedira 2.0. Arthur invece, con Arthur abbiamo sempre vinto, ragazzi. Con Arthur abbiamo sempre vinto. Quindi siamo costretti a vedere con il Napoli e con il Porto molto probabilmente un centrocampo composto da Bentancur, Rabiot, McKennie. Punto. Non si scappa. Questo è e questo sarà. Piaccia o non piaccia. Il centrocampo sappiamo benissimo che con Arthur gira molto meglio. È sicuramente il perno fondamentale del nostro centrocampo. Insieme a lui, Rabiot, Bentancur giocano molto meglio rispetto a quando non c'è. McKennie è un jolly, McKennie è più insomma un trequartista, jolly, mediano, fa un po' di tutto, quindi non lo metto a livello di Bentancur e Rabiot, che considero due medianacci, due mezzali centrali, chiamatele come volete. Insomma, la mancanza di Arthur inizia a preoccuparci un pochino. Speriamo di non pentirci, cioè, di non pentirci, non è che è stata una scelta. Speriamo di non dover rimpiangere la mancanza di un giocatore con il Napoli. Diciamo che abbiamo visto, no? Con il Napoli mancano sei giocatori. E mettiamoci il cuore in pace. Con il Porto è un grande punto di domanda, perché sinceramente non ho seguito il Porto ultimamente, non so. Onestamente ve lo dico proprio in maniera trasparente, non so come giochi, non conosco i giocatori del Porto, mi preparerò ovviamente per la partita di Champions League, guarderò qualcosa della stagione giusto per capire chi stiamo andando ad affrontare. Quindi diciamo che l'infortunio di Arthur potrebbe essere qualcosa di più grave del previsto, da tenere monitorato. Allora ragazzi, io vi ho fatto una disamina delle ultime notizie, molti di voi so che sapevano già tutto perché siete informatissimi, ma è mio dovere, è mio dovere. Ho un canale YouTube, prendetelo come se fosse un canale televisivo. Al telegiornale della sera magari sentite delle notizie che avete già letto nel pomeriggio. Quindi abbiate un po' di pazienza anche con me. Questo è un video che aiuta coloro che non hanno avuto tempo oggi, come tanti di noi, di guardarsi i social, guardarsi OneFootball, guardarsi altri siti per avere queste notizie. Magari molti di voi non sapevano quelle cose che ho detto. Ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti il vostro pronostico per Napoli-Juventus. Quanto finirà? Risultato secco. Dai che ci divertiamo e come sempre vi invito ad unirvi a noi su Telegram. Qui sotto c'è una descrizione, c'è un link che vi riporta alla nostra chat di Telegram. Siamo un'ottantina, ci scriviamo tutto il giorno e vi assicuro che è utilissimo perché lì ci scambiamo sempre notizie in tempo reale. Essendo 80, ci sono tante occasioni in cui qualcuno di noi ha la notizia in tempo reale e la dà. Quindi, se volete essere sempre informati e fare anche un po' di amicizia con altri bianconeri e bianconere, che non è un male, venite nella nostra chat di Telegram. Ragazzi, noi ci vediamo domani per un altro video che sto preparando originale. Voglio darvi anche delle offerte un po' diverse e quindi spaziare un po' con gli argomenti. Domani questo video speciale e poi ovviamente sabato sera alle 18 giochiamo con il Napoli, quindi subito dopo ci sarà il mio video analisi. Ragazzi, vi abbraccio, grazie di aver guardato tutto il video e sempre forza Juve!